Vedrai, molte parti della tua casa sembreranno una bara. Non tutti coloro che hanno problemi psicologici sono malati patologicamente. La maggioranza sono vittime delle situazioni in cui esistono. Quindi la Punya Puja è un modo di consacrare la tua casa. Tutta la tua casa, ogni parte di essa. La questione è, cos'è questa Punya Puja? Forse possiamo usare un termine inglese, così che tutti la guardino diversamente. La Punya Puja è come... Sai Punya cos'è? Ciò che viene chiamato Punya e Papa, sfortunatamente queste cose sono state mal interpretate con il passare del tempo. Punya, Papa, significa quel tipo di azioni, azioni che ti portano giù, azioni che aumentano l'effervescenza della vita dentro di te, o azioni che ti spostano verso l'inerzia della vita. O in altre parole, azioni che ti spostano verso la vita, azioni che ti spostano verso la morte. Quando dico morte, non solo morte fisica. Puoi morire in così tanti modi. Ci sono molti fenomeni fantastici che accadono nel processo della vita ogni giorno. Ogni giorno, ogni momento sta accadendo. La maggior parte dell'umanità è morta verso di essi. Sono morti verso la luna, verso l'alba, verso il tramonto. Solo quando qualcosa diventa acuto, devono alzarsi la mattina, di mattina presto e andare al loro lavoro. Allora il sole gli va negli occhi e di sicuro metti le protezioni così da non vederlo. Qualcosa del genere. Questo è successo perché lo spazio psicologico ha preso il sopravvento sullo spazio cosmico. Oppure la tua sciocca creazione nella tua testa ha preso il sopravvento sulla creazione del creatore. È successo solo questo. In ogni caso, la puja si occupa di portarti in uno spazio energetico in cui diventi vivo verso queste cose. Quindi la Punya Puja serve a ravvivare la casa. Lo spazio nella casa dovrebbe diventare vivo. Se vivessi in modo tale a casa tua, che in ogni momento sei attivo con amore e luce dentro di te, allora non servirebbe nessuna Punya Puja. Ma oggi hai costruito delle case che sono così grandi, è molto difficile renderle vive semplicemente vivendoci. Se avessi una casa di una stanza e vivessi con un gran senso di amore e gioia, potresti facilmente mantenerla molto viva, ma oggi la tua casa ha 10-15 stanze. È molto difficile per qualunque essere umano mantenerla viva. Se una volta ogni tanto non la ravvivi, lentamente, se entri in certe parti della tua casa, vedrai, sembreranno una bara. Voglio che tutti voi oggi conosci la tua casa abbastanza bene. Dove devi aprire gli occhi, li apri. Ma prova semplicemente a camminare con gli occhi chiusi, con la mano sinistra un po' tesa davanti, e semplicemente cammina. Solo senti e cammina per casa, vedrai, molte parti della tua casa sembreranno una bara. Alcune parti potrebbero essere vive. Di solito trovo che le cucine siano vive. Perché è l'unico spazio in cui succede qualcosa. In ogni altra parte, se vivi in modo molto, molto vivo, puoi ravvivare qualcosa. Ma quando hai 12, 15, 20 stanze nella tua casa, è molto, molto difficile per chiunque ravvivare tutto quanto. Quindi la Punya Puja una volta ogni tanto, almeno una volta l'anno, lo illuminerebbe. Cioè hai lo spazio intorno a te che è vivo e ti supporta. Non posso vivere meravigliosamente in una bara? Puoi, se sei in grado. Nessun problema. Ma non tutti lo sono. Hanno bisogno di supporto esterno. Questa è l'idea di creare degli spazi consacrati. Quindi la Punya Puja è un modo di consacrare la tua casa, tutta la casa, ogni parte di essa, affinché ci sia un certo senso di vitalità ed energia. Ma non possiamo consacrare la tua casa in modo che sia per sempre, perché la tua casa non è costruita con quella geometria. Non ha il tipo di materiale per mantenere l'energia per sempre. Se ravviviamo una casa indiana, per 1 o 2 anni facilmente resterà viva.
Una casa americana, in particolare fatta soprattutto di legno, e dentro tutti quei materiali isolanti. Mantenerla viva, dico, se nulla di vivo avviene nella casa, supponi di essere una persona depressa. Hai tutto un gruppo di persone depresse in casa, nessuno è davvero vivo. Se è così, questa pugna-pugia potrebbe esaurirsi nell'arco di 6-8 mesi. Non resterà per molto, perché il materiale usato non lo supporta. Se la casa fosse costruita con mattoni o pietra, potremmo renderla viva e farla restare facilmente in quel modo per almeno 2 anni. Minimo 2 anni, direi da 1,5 a 2 anni. Potrebbe durare molto di più, ma dipende anche da te, come tu sei. Qualunque sia il materiale, se stai bene, puoi vivere bene. Siccome ora la maggioranza delle case americane sono strutture di legno, sai, non è una bella parola. Sono strutture di legno, quindi non hanno la stessa capacità di mantenerla. E un'altra cosa è il ricircolo dell'aria. Nessuno apre una finestra o una porta. È tutto il tempo la stessa aria che viene riciclata, con quantità davvero minima di movimento o vitalità. Se hai molte piante intorno a te, alberi intorno a te, e se tieni le finestre aperte, si prenderanno cura della pugna-pugia per te in una certa misura. Possono farlo. Ma la maggioranza delle case sono chiuse e l'aria viene riciclata tutto il tempo. Le persone non vanno in giro gioiosamente o fissano gli schermi dei loro computer o sono depresse o dormono. Inerzia a vari livelli e vari livelli di stress e tensioni lentamente si accumulano nello spazio e può sopraffare una persona. Innumerevoli persone troveranno, se si sentono malate, in particolare se si sentono come oppresse psicologicamente, vedrai. Se solo escono da quello spazio, si sentiranno alla grande. Se si spostano in un altro spazio, diventeranno quasi sane. Molte volte, molte volte, per la maggioranza delle persone. Non tutti coloro che hanno problemi psicologici sono malati patologicamente. La maggioranza sono vittime delle situazioni in cui esistono, di vari tipi di situazioni. Le situazioni energetiche sono una di queste, e una importante. Ti abbiamo insegnato un kriya per mantenere questo corpo entro questo confine. Come mantenerlo vivo tutto il tempo. Ma la struttura in legno più ampia della tua casa, come mantenerla viva? Se il tuo kriya è così fantastico, se il tuo Shambhavi Mahamudra è tale che è un'esplosione dentro di te, allora se solo cammini per casa, forse lo spazio si aggiusterà. Ma se non è così, se non sei così, allora è bene utilizzare il supporto della Pugna Pugia. È un meraviglioso processo tramite cui questo verrà fatto.